Oggi ci troviamo a Parma all'evento della presa della bottiglia. Questa è l'osteria da Ivan e abbiamo due personaggi. Io sono Luigi Pocaterra e sono un produttore di vino di Carmignano in Toscana. German Müller, sono il suo portavoce in giro per l'Italia. Prima tu mi hai conquistato con il racconto del Carmignano, perché sembra che il Carmignano sia la prima DOCG italiana? Beh, allora io ti ho conquistato, non io ti ho conquistato, ma sicuramente storia. Ti ha conquistato la storia. E la storia deve conquistare le persone, perché il vino è storia. Assolutamente. E quindi quando si racconta il vino, si racconta la storia del vino. E beh, Carmignano è una storia antica, perché è la prima DOCG ante litteram, in quanto non esisteva chiaramente una denominazione di origine controllata e garantita all'epoca, ma esisteva fare il vino. Cosimo III de' Medici nel 1716 si inventa invece una delimitazione del territorio, proprio quello di Carmignano. Ma, tra l'altro, una delimitazione fisica, no? Una delimitazione fisica attraverso un muro, che era un muro che veniva chiamato Barco, poi fu chiamato Barco Reale, che delimitava tutto quanto il territorio di Carmignano. E in realtà con un editto del 1716 delimita questo territorio e detta alcune regole per la produzione di questo vino di eccellenza toscana. Devo dire però che questo vino nel 1716, all'apice come DOCG ante litteram da parte dei Medici, ma è un vino che si conosce già dalla fine degli anni 1000. Nel 1300 un commerciante di Prato in realtà vendeva già questo vino, e il Carmignano era lì indice di paragone per il pagamento del prezzo e la qualità del vino. Si diceva: questo vino costa quasi quanto un Carmignano. Okay. Ma un'altra cosa, chi è che ha copiato poi la storia del Carmignano? Tipo i francesi? No, ma non, i francesi non copiano mai. I francesi prendono, sono sapienti, hanno questa sapienza del marketing già storica, e allora avendo questa sapienza, in realtà hanno recepito la scienza della produzione del vino italica. E che cosa fanno nel 1820? Delimitano il territorio di Bordeaux e anche loro fanno la loro piccola DOCG. Signori, ma sono 100 anni sono passati e i vini si fanno con le vendemmie. Sono passate 100 vendemmie. Successivamente, nel 1860, Camillo Benso, conte di Cavour, delimita il territorio di Barolo e crea il Barolo. Bene, adesso tu sei della zona di Parma, giusto? Certo. Ok, e vendi il Carmignano. Allora, come apprezza la gente questo vino? Fantastico, il vino è veramente unico. Si compara anche ai grandi vini francesi, al di là di tutto questo gioco storico, la realtà è che dopo il vino si vede nel bicchiere, no? Lo abbiamo confrontato anche alla cieca con vini molto più importanti a livello prezzo e ha vinto alla grande. È un vino con una struttura molto speciale, un vino con una presenza molto speciale, un vino che in realtà è protetto nella storia in questa maniera, perché è l'unico vino che resisteva al viaggio oltre l'oceano, no? Perché la natura voleva che le uve di qua avessero questa resistenza. Questo fa sì che sono vini estremamente lungimiranti, sono vini che si evolvono nel tempo, anche quelli di pronta leva. A volte facciamo delle prove aprendo delle bottiglie dei vini giovani, quelli che non sono stati previsti per durare nel tempo, e veramente vengono fuori delle cose meravigliose. Quindi il riscontro è molto grande, è uno dei pochissimi vini che legano al consumatore per sempre. Insomma, chi lo prende, chi lo consuma, chi lo lavora, non lo mola mai. Però io so anche un'altra cosa, sì, che ci sono tantissime aziende che fanno il Carmignano. Quante no, ne contiamo? No, siamo pochi. Quante siamo, ne contiamo? Siamo 13-14 aziende nel territorio, quindi siamo una piccola DOCG, forse siamo la più piccola delle DOCG. Però, come si dice, nella botte piccola c'è il vino buono. Grazie. Grazie a tutti.